importante per le tante istituzioni presenti, ma anche sulla scorta delle tante cose che sono state dette, giuste o sbagliate, sul voto in condotta. Siccome oggi si parla di educazione civica, che legame c'è tra questo valore e il voto in condotta? Beh, rispetto della persona. La persona al centro come grande valore costituzionale, rispetto delle persone e dei beni pubblici. Un richiamo alla Costituzione lei ha fatto durante il suo intervento. Sì, la Costituzione come momento centrale delle linee guida sull'educazione civica, la Costituzione che si svolge attorno al principio cardine della persona come un grande valore, rispetto della persona, valorizzazione della persona, e non è un caso che i grandi principi della solidarietà, l'eguaglianza, la libertà ruotino attorno a questo fondamentale elemento che distingue la nostra Costituzione repubblicana rispetto a tutti gli ordinamenti totalitari.